Benvenuti alla puntata numero 26 di Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo delle due ruote, al mondo del ciclismo. Mondo del ciclismo, ed è per questo che questa sarà una puntata particolare, in lutto ovviamente, lo sapete, per la morte di Alfredo Martini, il commissario tecnico. A 93 anni se ne va un'icona del ciclismo, ma del mondo dello sport italiano. Ne parleremo ampiamente questa sera con i nostri ospiti, e non solo, avremo anche un collegamento telefonico con una scheda. Poi parleremo anche ovviamente di quello che riguarda il ciclismo professionistico, oggi vittoria di Alejandro Valverde alla Vuelta. La rubrica Segui il ciclismo, stasera siamo andati a trovare un ex professionista. Poi sarà anche una puntata particolare, perché? Perché parleremo anche del ciclismo scritto, e poi insomma durante la trasmissione capirete perché. Ovviamente parto con il presentare gli ospiti, come sempre, dal padrone di casa, Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera a tutti! E poi parto dalla mia sinistra, per una volta non devo lanciarla, la posso anche presentare, Alessandra Portinari. Ciao Alessandra! Buonasera a tutti, ciao! Una puntata rosa, perché parleremo anche del Giro Rosa, lo faremo con Giuseppe Rivolta. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Poi ritrovo con piacere Umberto Di Giuseppe. Ciao Umberto. No, no. Abbiamo detto che parleremo anche del ciclismo scritto, del ciclismo poetico. Lo faremo con un giornalista del Sole 24 Ore, che però è abruzzese, Riccardo Barlam. Buonasera, benvenuto. E poi ritrovo con piacere Domenico Cerasi. Ciao Domenico. Vale. Che questa sera, appena confidato, vi ho fatto una specie di favore, perché ho portato solo metà della squadra, tutti gli amici della BC Junior. Ciao ragazzi. Immaginiamo come sarebbe stato se avessi portato tutti, avremmo lo studio completamente pieno. Noi ci fermiamo qui, break pubblicitario, non cambiate canale perché tra poco inizia Velo numero 26, a tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo.
Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Sceso dalla bici per l'ultima volta Alfredo Martini, a 93 anni, lasciando il mondo del ciclismo che tanto aveva amato un poco più solo. Non era stato solo il CT della Nazionale Azzurra, era stato il CT. Il più vincente, il più decorato, con quell'iride raggiunta 6 volte dai ragazzi che aveva pilotato dall'ammiraglia. 22 anni al servizio di quella maglia che Moser, Saronni, Argentin, Fondriest e Bugno 2 volte avevano fatto sfrecciare davanti a tutti gli avversari. Eppure da corridore, era nato nel 1921 a Firenze, Martini non aveva vinto tantissimo, non quanto ci si aspetta, da chi alle due ruote aveva dedicato una vita intera. Un giorno in maglia rosa nel lontano 1950. Un giro nell'Appennino, un giro del Piemonte, prima di scendere per la prima volta dai pedali, per far spazio a quella parte di sé, che era intellettualmente, filosoficamente, indissolubilmente intrecciata a quel mezzo a cui avrebbe assegnato il Nobel per la pace. Alla Ferretti prima, alla San Montana poi, con la quale vinse il Giro d'Italia nel 1971 grazie allo svedese Pettersson. Dal 75 alla guida della nazionale, appunto, i successi innumerevoli, i talenti anche, ci mancherebbe, e poi quel ruolo negli ultimi anni, dal 97 in poi, come grande saggio della bici. Il rapporto speciale con Gianni Bugno, forse uno dei suoi pupilli, poi quello con Franco Ballerini. Due toscani, due innamorati del ciclismo, in azzurro per provare a replicare quanto il più anziano aveva già fatto e il più giovane avrebbe voluto fare se il destino non glielo avesse impedito. Quel giorno, come ha scritto martedì Marco Pastonesi sulla Gazzetta dello Sport, una parte di Alfredo Martini se n'era andata per sempre insieme a Ballerini.
Poi l'esperienza di Paolo Bettini, il grillo di Stoccarda, la scelta di Davide Cassani, benedetta proprio dal grande saggio, l'accordo proprio a casa Martini con l'ex commendatore Rai, investito del compito di riportare l'azzurro più in alto di tutti. Non ce l'ha fatta a vedere come se la caverà il neocommissario, ma i nostri avranno una ragione in più per andare forte a Ponferrada. Nel suo libro recentissimo ed emblematico nel titolo La vita è una ruota, aveva scritto quello che oggi diventa di fatto il suo testamento. C'è chi mi ha eletto ambasciatore del ciclismo, chi mi ha visto come un profeta o un guru o un missionario. Invece io ho sempre pensato che avrei potuto fare di più. Se guardo indietro, penso che la bicicletta e il ciclismo mi abbiano dato di più di quello che io ho dato loro. Avrei voluto dare il doppio, ma bisogna saper accettare i propri limiti, con onestà. Ecco, accettare, dare, verbi sempre più sconosciuti al mondo dello sport che mostra tutti i giorni la fatica di reggere l'urto delle aspettative, spesso esagerate, cercando di nascondere i limiti che ognuno di noi ha. Grazie, Alfredo, di averci mostrato quali erano i tuoi. Questo è il nostro umile omaggio ad Alfredo Martini, che se n'è andato lunedì sera e ha corso per l'ultima volta su quella ideale bicicletta che insomma l'ha accompagnato per una vita intera. Di nuovo buonasera, benvenuti al 26esimo appuntamento con Velo. Io vi ricordo sempre che potete interagire con noi. Prima della pubblicità vi abbiamo presentato gli ospiti, eccolo qua il numero di telefono 392-623-7060 per fare delle domande, delle considerazioni che poi magari gireremo agli ospiti, cercheremo di rispondere a chiunque ci scriva. Il primo commento su insomma questo evento luttuoso, sull'eredità che comunque lascia Alfredo Martini, prima di chiedere a Luciano, che poi ha portato anche una chicca che vi mostreremo, lo voglio proprio da Alessandra, su questa figura che tu hai avuto anche modo di conoscere. Sì, io sono rimasta molto colpita dalla morte di Alfredo Martini, perché è stato veramente un uomo eccezionale, un uomo che ha dato veramente tanto al ciclismo. Era considerato un po' il papà, la figura di riferimento, il maestro per diverse generazioni del mondo del ciclismo. Era considerato una persona umile, ma una persona che comunque sapeva dare e ottenere tantissimo dai suoi corridori. È stato un grande maestro perché secondo me ha saputo comunicare moltissimo, tenendo conto proprio dei corridori, non solo delle loro prestazioni, del loro talento, ma soprattutto andando dritto al cuore di ciascuno di loro. E questa è stata una cosa molto bella, perché oggi è un po' difficile trovare veramente chi si prende cura della persona, cioè al di là delle proprie qualità. E io ho intervistato molte volte il commissario tecnico, perché è venuto spesso in Abruzzo a Pescara, è venuto spesso da queste parti in occasione del Matteotti, sia alle presentazioni, ma è venuto soprattutto proprio il giorno della gara, perché lui considerava l'Abruzzo moltissimo, teneva in considerazione moltissimo questa terra, moltissimo questi campioni che noi abbiamo avuto nel corso degli anni, e aveva sempre parole di stima per gli abruzzesi. E poi soprattutto per il Matteotti lui considerava questa corsa un test importantissimo come prova, insomma, per i mondiali. Quindi veniva sempre il giorno del Matteotti a valutare proprio le prestazioni dei vari corridori, a scegliere veramente i migliori. E mi ricordo soprattutto che parlava molto bene anche di Danilo Di Luca, aveva avuto sempre parole di apprezzamento, ma anche proprio per
per l'Abruzzo in generale, ed era, è stato un uomo che ha riconosciuto anche molto all'Abruzzo, agli organizzatori delle corse abruzzesi come Renato Ricci, moltissimo. Quindi io veramente sono rimasta colpita, commossa da questo lutto che sicuramente... Martini è stato uno di quegli uomini ai tempi di Coppi e Bartali che attraverso il loro gesto hanno comunque mosso delle coscienze e sono riusciti, così come fece Bartali in quegli anni in Francia attraverso il Tour de France, veramente a cambiare le sorti di una nazione. Oggi sicuramente il ciclismo naviga su altre direzioni, però insomma lui ha lasciato una bella eredità. Io volevo chiedere a Giuseppe Rivolta, perché noi insomma nella nostra scheda abbiamo cercato di sottolineare un paio di verbi presi da una frase che poi è stata ripresa da molti organi di stampa, un passo del libro scritto proprio da Alfredo Martini, cui ci hanno colpito dei verbi dare, accettare, nel mondo del ciclismo, nel mondo dello sport, insomma, riecheggiano sempre meno. Io devo dire, una prima cosa che mi sento di dire doverosa da parte mia è un grazie ad Alfredo, prima di ogni altra parola, veramente un grazie mi esce veramente dal profondo del cuore questo. Dopodiché posso dire che Alfredo, ho avuto il grande onore, il piacere di conoscere, insomma, in particolare nel 2001 quando ho organizzato la settimana tricolore in Brianza. E devo dirvi che forse una cosa che non è stata mai detta di Alfredo è che lui era un uomo che ascoltava. Lui ascoltava tutti, ascoltava qualsiasi cosa si parlasse, lui prima ascoltava e poi faceva tutto il suo ragionamento e arrivava con le sue scelte, con le sue opinioni, col suo modo gentile di dire le cose e far capire che la soluzione stava sul tavolo, nel senso che su un percorso di gara dove tu proponevi alcune cose, lui dopo aver ascoltato tutto diceva: io direi che sarebbe meglio fare così, ed era la cosa più giusta. Sempre così succedeva con Alfredo. Ho avuto la grande fortuna anche di conoscere Alfredo anche al tavolo mentre si mangiava, con i suoi più cari amici che uno era Fiorenzo Magni e l'altro è Giorgio Albani. Questa è un'amicizia che è durata nel tempo. Per me Alfredo può essere mio padre, perché insomma mio padre era del 21, lui è del 21. Però vi devo dire che quando erano al tavolo questi tre amici veri, raccontavano tutti i loro aneddoti. Uno in particolare mi ricorderò sempre: però ti ricordi quando tua figlia Milvia, insomma, invece di fare il tifo per te faceva il tifo per me, diceva Giorgio Albani. Cioè, queste cose che loro raccontavano tra di loro. Poi sicuramente questa grande amicizia con Fiorenzo che l'ha portato poi a diventare commissario tecnico, perché a quell'epoca Fiorenzo era il presidente della Lega dei Professionisti ed è stato lui a volere Alfredo Martini come commissario tecnico. Io quando ho fatto la settimana tricolore in Brianza vi devo dire che i percorsi li ha creati Alfredo. Con me. Umberto, prima Alessandra parlava di questo rapporto con la nostra terra, con la nostra regione da parte di Alfredo. Guarda, io l'altra sera quando mi hanno comunicato che è morto Alfredo sono rimasto proprio scioccato, forse un dolore più di quando è morto mio padre, perché lui con me ha avuto sempre una gentilezza, oltre che è venuto alla settimana tricolore ospite alla presentazione, poi è venuto ai giri d'Abruzzo, però lui aveva una educazione, io penso che sarà tutti gli anni a Natale mi telefonava, alle 11:30 di sera, alla fine dell'anno ti chiamava, ogni volta che io andavo alle manifestazioni, che in Toscana lui veniva sempre, il primo saluto, ma proprio una signorilità di non finire. Io penso che sia come commissario tecnico, ma più di tutto come uomo, sarà difficile sostituirlo, insomma. Luciano, tu so che ci hai portato
un regalo che ti ha fatto, tra un po' lo vedremo, è una cosa che insomma adesso più che mai te la porterai insomma dietro e la terrai conservata. Il mio trofeo sportivo. Il tuo trofeo sportivo, al diavolo la Tirreno dell'86, eh? Sì, diciamo che Alfredo lo ritengo il dirigente sportivo più grande che lo sport italiano abbia avuto, non solo nel ciclismo, ma in generale in tutti gli sport, anche in un momento molto particolare. Noi in Italia in questo momento proprio abbiamo sete di dirigenti che obiettivamente sappiano dare la spinta ai propri movimenti. Alfredo è stato un grande tecnico, è stato un grande tecnico in un momento anche fortunatamente per lui, in un momento in cui c'erano anche grandi campioni, sì. Moser, Saroni, Argentin, Bugno, però era molto molto complicato mettere d'accordo le teste di questi grandi fenomeni del ciclismo. Lui era molto abile, era molto diplomatico, riusciva a far capire a tutti che per un giorno bisognava correre con un obiettivo, vincere, chiunque vincesse, però bisognava far esplodere l'entusiasmo che questo sport ha bisogno giorno per giorno. Io di Alfredo ho dei ricordi veramente molto emozionanti, perché Umberto ne è testimone di quello che sto raccontando. Il giorno dopo che Matteo vinse il campionato italiano eravamo in Toscana e eravamo alla partenza di una manifestazione e Matteo primo giorno in maglia tricolore, io prendo Matteo, gli dico guarda andiamo da Alfredo Martini, l'avevo visto lontano, attorniato da molte persone, ci avviciniamo, gli dico Alfredo questo è Matteo mio figlio, abbraccia prima Matteo, gli fai i complimenti per la bellissima vittoria di Imola e poi abbraccia me, però a un orecchio mi dice Luciano stai molto attento, questo è un fiore di casa tua, cerca di fartelo crescere giorno per giorno, perché nella sua filosofia lui voleva non il campione, voleva il grande corridore, però il grande corridore va cresciuto con calma, non accelerare mai i tempi, e era uno che sapeva dare consigli a tutti con molta eleganza e con molta umiltà. 3 anni fa, il 90° compleanno di Martini, quando vado al lavoro tutti i giorni mi fermo al giornalaio, prendo la gazzetta, 2 pagine piene per Alfredo, il mondo del ciclismo si mobilita per il compleanno di un grande dirigente, Alfredo Martini. Io vado in ufficio, mi viene quasi voglia di fare un telegramma, faccio questo telegramma, metto l'amore più possibile che metto in queste righe. Non mi sento un grande del ciclismo, io mi sento un granello di sabbia di questo ambiente. Però mi faceva piacere sapere che aveva ricevuto anche da me questo telegramma. Ecco, e allora, dopo un mese vai in ufficio, mandi il telegramma e cosa ti arriva in risposta? Dopo 40 giorni mi arriva questo messaggio da Alfredo Martini, firmato il 25/3/2011. Carissimo Luciano, grazie caro Luciano del contenuto e del tuo scritto per il mio 90° compleanno. Mi ha fatto piacere ricevere un così bel saluto da te, che ricordo come uno dei migliori corridori di questo periodo ed in particolare per una persona della spiccata squisitezza. Ora seguo il tuo Matteo, che vedo in forza alla Farnese Vini Neri, a lui che emozionò con la conquista del titolo di campione italiano dei dilettanti, vanno i miei migliori auspici per una splendida carriera che assomiglia a quella di suo padre. Un caro saluto tuo, Alfredo Martini. Bellissimo, bellissimo davvero. Anche perché spesso queste lettere di risposta di proprio pugno, poi, c'è solo poi, la firma. Poi con quanta eleganza scrive e perde il tempo a scrivermi, sì, una risposta a un telegramma. Magari avrà ricevuto migliaia di telegrammi, però rispondeva e parlava con tutti, perché sapeva che anche la persona più umile di questo sport era importante per lui. Io ho seguito l'ultima intervista di Alfredo Martini all'inizio
della stagione al Trofeo Laiquella, presentazione del Trofeo Laiquella. Anche in quell'occasione, quando prendeva il microfono, Alfredo azzittiva tutti, sì, perché si voleva ascoltare, lo volevamo seguire. L'ho seguito questa intervista su un video di internet. Lui nella presentazione dice: noi del ciclismo siamo in debito, abbiamo dei debiti da pagare. Abbiamo dei debiti da pagare con il pubblico di questo sport, che sono gente appassionata, che fanno decine e decine di chilometri per raggiungere le vette delle grandi salite. Però siamo convinti che questo sport è fatto di brave persone, quindi noi saremo sicuramente, abbiamo debiti, ma li pagheremo sicuramente. Questo è un messaggio che ci ha lasciato, e ci ha lasciato dicendo che tutto sommato questo sport ha fatto degli errori, però fatti da persone oneste, persone veramente che questo movimento ci deve credere, e sicuramente verremo fuori. Quindi viene in questo momento, ci viene a mancare veramente una persona che a livello dirigenziale ha dato tantissimo, e forse il figlio di Alfredo, il figlio sportivo, secondo me era Franco Ballerini. Franco Ballerini era probabilmente la fotocopia di Alfredo, perché sì, era un grande tecnico, non aveva copiato tecnicamente le strategie di Alfredo, Franco Ballerini, però a livello dirigenziale sicuramente sarebbe diventato la fotocopia di Alfredo. È venuto a mancare anche Franco, sono venuti a mancare questi due personaggi, però questo sport sicuramente andrà avanti con un ricordo di una persona bellissima che ci mancherà tanto. Assolutamente. Io chiedo a Riccardo, ti do del tu, mi permetterai, se vogliamo l'insegnamento forse più grande che ci lascia Alfredo Martini, che è un grande ciclista, un grande sportivo, ha anche una grande educazione. Assolutamente. Lui, ho letto anche io questa intervista di cui parlavi, le ultime che hanno pubblicato in questi giorni, l'idea che si sentisse quasi in colpa per gli anni del doping, no? Per questi anni, a fine anni 90 e fino all'altro ieri, diciamo, in cui questo mondo, questo sport così, così bello, che muove le passioni, l'unico sport davvero popolare in Italia. Se voi provate a immaginare il Giro d'Italia, a una tappa del Giro d'Italia, il suono che c'è è l'applauso che segue i ciclisti dalla Sicilia alla Lombardia, perché ogni volta che passano i ciclisti la gente applaude. No? E lui aveva questo senso anche di colpa quasi per quello che era successo. Lui era già fuori, mi sembra, dagli anni della dirigenza della nazionale, però aveva quasi come interiorizzato questo ruolo di papà di cui parlava la collega, e quindi si sentiva un po' anche in debito per questa cosa qui, per far recuperare l'idea di questo sport, che è bellissimo, è uno sport deve essere pulito, basato sulla fatica, sui valori belli del sacrificio, degli anni di Coppi e Bartali. Parlavi prima del suo amico con cui correva negli anni 40, fino agli anni 40, la Lider Triestina, e per qualche anno ha corso, come si chiama, il terzo uomo, con Magni, Fiorenzo Magni. Ecco, ripensate a Fiorenzo Magni in quel Giro d'Italia 57, in cui aveva la spalla rotta, è arrivato in cima al Bandone, mi sembra, al Monte Mondone, con c'è una foto di lui bellissima, in cui aveva la spalla rotta, è arrivato alla fine del Giro d'Italia settimo, se non sbaglio, con questo laccio con cui si teneva dai denti, teneva il manubrio perché non ce la faceva col braccio, no? Ecco. Lui fa parte di questa generazione qui, e poi lui sono tutti quegli anni 70 e 80, gli anni di Moser, di Saronni, anche di Luciano, diciamo così. Io sono cresciuto, mi ricordo da ragazzo, quando ero in Abruzzo, andavo a vedere il Trofeo Matteotti, e arriva il commissario tecnico con la sua auto blu, sembrava il Papa, a me mi sembra come il Papa, arriva questo qui, certo, che guardava gli atleti nazionali, insomma.
C'ha ragione Alessandra quando dice che Alfredo era molto molto legato alla nostra regione per grosse tradizioni che questo territorio fortunatamente dei campioni ci ha regalato. Era legato al Matteotti e il percorso del Matteotti è stato disegnato con gli organizzatori, ma per volontà di Alfredo Martini, perché fino agli anni 70 il Matteotti era un percorso molto più soft, invece lui voleva dal Matteotti una prova severa, perché dal Matteotti partiva le sue selezioni per il Mondiale. Martini è stato, secondo me, della vecchia generazione, un tecnico veramente intelligente, nel senso, lui dai suoi atleti voleva, non andava a vedere il percorso come fanno adesso la generazione nuova dei tecnici, lui non vedeva percorso, lui non voleva sapere, voleva i corridori che andavano forte. Lui iniziava dal Matteotti fino alla Bernocchi, Agostoni, c'era quel periodo, il Giro dell'Umbria, Toscana, tutte prove indicative. Lui portava ai mondiali corridori che andavano forte, portava Galazzi pure in percorsi severi, portava scalatori nei percorsi pianeggianti, l'importante è che andavano forte. Invece adesso il ciclismo è cambiato, i commissari tecnici attuali addirittura sono stati due o tre volte in quest'ultimo periodo per visionare i percorsi. Lui era severo con i corridori, nel senso lui voleva la nazionale, andavano in nazionale i corridori che veramente andavano forte. Umberto, c'è da dire rispetto a quello che diceva Luciano che probabilmente da commissario tecnico Alfredo Martini ha vissuto forse le generazioni migliori del ciclismo italiano. Ma per me, che te l'ho detto prima, è stato un maestro su tutti i punti di vista e poi anche come commissario tecnico è stato sempre da ammirarlo, perché come diceva Luciano è stato un uomo che faceva gruppo. E praticamente quando uno riesce a fare gruppo riesce anche ai risultati. Io ti ho detto prima, quando ho sentito che è morto, sono rimasto veramente scioccato, perché penso che sarà difficile trovare un uomo come lui. Assolutamente. Luciano, prima di andare in pubblicità ti faccio una domanda. Ci hai mai sperato in una chiamata azzurra di Alfredo Martini? Non ci ho mai sperato perché... Magari nell'anno in cui andavi particolarmente no, forte. Non ci ho mai sperato perché non era il mio periodo. Martini voleva i corridori che da fine giugno, tutta settembre andassero forti. Io non ero quel corridore che andavo forte con il caldo. Io ero un corridore che andavo forte all'inizio della stagione, bene fino al Giro d'Italia. Poi dovevo avere... quei miei spazi per recuperare e poi ritornavo a andare forte in finale di stagione, quindi quel periodo lì delle premondiali non ero fisicamente e tecnicamente pronto. Però vi devo dire che Alfredo mi apprezzava molto, ogni volta che ci si vedeva per strada oppure quando riuscivo a fare un risultato importante anche in un altro periodo di stagione ti veniva, si complimentava, ti consigliava, ma non con me, con tutti. Lui era paterno con tutti i corridori e quando un corridore riusciva a fare, soprattutto il corridore mediocre, non il campione, il corridore mediocre riusciva a fare veramente un risultato importante che magari era anche al di sopra delle proprie possibilità, lo chiamava, si confrontava, quindi è stato un commissario tecnico di tutti, anche se poi spazi nella nazionale veramente ce n'erano pochi. Quindi è stato veramente un dirigente che ha saputo interpretare il proprio ruolo come ho detto, obiettivamente in questo momento sportivo, in generale in tutte le attività sportive, grossi dirigenti non ne vedo. Alfredo è stato il più grande e fortunatamente noi l'abbiamo sfruttato fino agli ultimi giorni. Ecco. E speriamo che la
l'investitura, almeno dal punto di vista del commissario tecnico, quella di Davide Cassani, possa essere il biativo per riportare l'Iride in Italia. Sono le 21.35, ci fermiamo per la prima volta questa sera, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Eccoci, eccoci. Di nuovo insieme.
questa seconda parte di Velò, il nostro omaggio ad Alfredo Martini. Adesso, Luciano, parliamo un po' di quanto sta invece accadendo nel ciclismo professionistico. Si sta correndo la Vuelta di Spagna, siamo ancora nelle battute iniziali. Oggi però una vittoria, quella di Alejandro Valverde, che ha appena rinnovato con la Movistar e che a questo punto, con il mondiale che si corre in casa, considerando che l'anno scorso è salito sul podio, che al Tour de France è andato bene, che adesso sta andando molto bene, dobbiamo marcarlo. Ma diciamo che oggi c'è stata questa bellissima vittoria da un atleta che nell'ultima settimana del Tour de France aveva veramente faticato tanto. Poi si è ripreso alla grande a San Sebastian, vincendo alla grande questa prova di Coppa del Mondo. Nella prima settimana della Vuelta si è visto quello che ci si aspettava, giornate dedicate ai velocisti, con Matheus che ha indossato per 4-5 giorni la maglia rossa di leader della classifica. Oggi primo arrivo interessante in salita, sì. Vittoria di Valverde. Luciano, ti chiedo la cortesia di leggere i primi sei dell'ordine d'arrivo di oggi. Tutti i favoriti della Vuelta. Valverde, Froome, Contador, Rodriguez, Quintana e al sesto posto un ottimo Fabio Aru. Un Valverde che vince, ma probabilmente convince i suoi dirigenti della squadra, che farà la Vuelta per Quintana. Invece ottima prova appunto di Fabio Aru, che oggi perde 18 secondi, entra in classifica anche lui. Stiamo seguendo con molta attenzione le possibilità di questo ragazzo, giovanissimo, secondo al giro, quindi è tutto da scoprire. E soprattutto domenica ci sarà un arrivo a quota 2000 della Vuelta, quindi già da domenica sera avremo una classifica molto veritiera e capire effettivamente chi potrebbe vincere una Vuelta. Una Vuelta che secondo me è interessantissima da seguire, perché un vincitore probabilmente da grande favorito oggi non c'è. Ci sono questi 7-8 corridori che potrebbero vincere la Vuelta, però non siamo certi chi lo vince, quindi fino all'ultimo sarà una Vuelta da seguire con molta molta attenzione. Assolutamente. Per quanto riguarda la Vuelta, ma in un senso, in un'accezione un po' particolare, Alessandro, perché che non sia più il ciclismo dei tempi di Alfredo Martini lo avevamo capito, però insomma la Vuelta, come anche il Tour de France, le grandi corse, non solo le classiche corse che siamo abituati a vedere, anche quelle dei paesi che si stanno evolvendo dal punto di vista ciclistico, le si seguono. Tu hai un tablet sul tavolo. Oggi questo ciclismo vissuto anche attraverso i social network, come? No, mi ha molto colpito come negli ultimi anni anche c'è stata questa evoluzione, proprio come dicevi tu, sul social network. Soprattutto il fenomeno è Luca Paolini, praticamente. Sì, ma tra l'altro, sceso dalla bici è... Noi abbiamo anche un abruzzese che ci racconta quotidianamente la Vuelta, che è Dario Cataldo, che è l'unico abruzzese in gara. E devo dire che è veramente anche divertente sotto certi aspetti, perché ti fanno un po' vivere la corsa come se stessi lì, e poi insomma effettivamente capire sempre le emozioni, le sensazioni, ma anche i pensieri di un corridore prima della partenza, subito dopo l'arrivo, anche durante insomma un giro così importante, non è male, devo dire, tutto sommato i tanto criticati. Beh, giornalisticamente non è male, e sono perfettamente d'accordo con te. Una domanda, questo, il viverlo così da dentro una corsa, allora rende il ciclismo più o meno eroico, se vogliamo, secondo te? Ma secondo me, vabbè, sicuramente lascia tante curiosità. Parlare di ciclismo dopo due minuti che l'hai corso sicuramente ti rende molto più partecipe, ma sì, un po' forse lascia per strada un po' quel pizzico di suspense. Anche io sono d'accordo. Però insomma poi alla fine
è bello anche così, sai, perché tutto sommato è come se stessi un po' pedalando, è come se ti trovassi negli stessi posti in cui si trovano loro, e quindi lo vivi a livello mediatico in grande stile, insomma. Senti, Alessandra, chiudiamo la parentesi Vuelta di Spagna, perché comunque ne continueremo a parlare nel corso dei prossimi appuntamenti, quando magari avremo un quadro, come giustamente diceva l'Oceano, più definito anche della classifica, anche se già di grandissimo livello, ma quando sapremo perlomeno chi non lo vince. Innanzitutto in bocca al lupo a Dario Cataldo, ovviamente in bocca al lupo a Dario, però la tua presenza qui non è casuale questa sera, no? L'abbiamo concordata qualche giorno fa con Luciano, perché insomma siamo, è vero che siamo a più della metà, di solito queste cose si fanno a metà percorso, un resoconto al giro di boa, invece noi abbiamo fatto una boa molto molto lontana, però innanzitutto tra un po' vedremo il tuo Segui il ciclismo di questa settimana, che è con Ruggero Marzoli, ma intanto dopo 21 puntate, se non erro, insomma, qual è il tuo bilancio? Stai divertendo? Io sono molto contenta. Devo dire che ogni volta mi diverto veramente tanto. E dopo 18 anni che scrivo di ciclismo, questa è stata la prima volta che ho masticato davvero da vicino, insomma, conoscendo diverse sfaccettature, entrando proprio dentro le case dei corridori, vivendo proprio un po' nelle loro famiglie, anche il fatto di entrare a volte nel loro salotto, nelle loro camere, scoprire, non so, le loro coppe, le loro fotografie, entrare proprio nella vita quotidiana. Ti devo dire che è stata veramente un'esperienza unica e sono molto contenta, perché soprattutto è una trasmissione che sta riscuotendo molto successo, sì. E questo perché non solo per l'audience sicuramente, ma perché tantissime persone per strada mi fermano e magari mi dicono: ma senti, ma com'è quella casa, quel corridore, com'è andata quella volta che hai intervistato quel meccanico ciclista, no, perché io lo conoscevo, insomma è stata veramente, sì, devo dire che è veramente una bella esperienza. Intanto qua vediamo alcune tue puntate precedenti, questa, se non erro, questa casa ha un'aria familiare. Questa me la ricordo. Questa ha un'aria familiare. Tra un po' dovremmo vedere un volto conosciuto. Però poi eccolo, è stata un'esperienza, perché qui vediamo, vabbè, Matteo. Protagonisti del ciclismo, non solo protagonisti perché salgono su un sellino e pedalano. No, ma anche dietro le quinte, anche, non so, io ho intervistato un meccanico, Marano, che è stato, secondo me, una puntata bellissima, splendida, perché mi ha fatto vivere un po' il ciclismo degli anni 50, 60, in cui le biciclette sicuramente erano diverse, siccome, e poi anche proprio come una volta veniva concepita una bicicletta. Io veramente mi sono divertita tanto e mi diverto veramente ogni volta che entro proprio nelle case di coloro che vivono direttamente o indirettamente il mondo del ciclismo. Ma ad esempio mi ricordo la puntata con Matteo, che è stata una delle puntate più difficili, perché Matteo che è bravissimo comunque, però parla molto poco, quindi è stato molto difficile strappargli qualche parola in più, ma ci sono state anche delle puntate in cui io mi sono emozionata, mi sono commossa, rivivendo anche un po' quello che hanno vissuto i protagonisti. Senti, noi prima di vedere Segui il ciclismo con Ruggero Marzoli, insomma, quando abbiamo cominciato questo percorso, che ci siamo incontrati per pianificarlo, l'idea di base era quella di, una volta finito il percorso, cercare di, mettendo insieme tutte le esperienze, di fare un po', di far conoscere meglio la storia del ciclismo della nostra regione. Sì, vero? Sì, perché un po' era quello che mancava. A volte anche sui quotidiani trovano spazio soprattutto i protagonisti, i professionisti. Invece il mondo delle due ruote è fatto anche da altri che lavorano un po' in sordina o comunque dalle categorie
giovanili, quindi soprattutto il ciclismo. Guarda cosa ti ha ripescato intanto Maurizio da qui. Questa è stata una delle puntate più belle, secondo me, con il meccanico, il ciclista Marano, e ricordo che è stata veramente una puntata emozionante. Poi io sono sempre molto colpita da coloro che hanno vissuto veramente magari il ciclismo di una volta, e quindi mi piace veramente moltissimo ascoltarli. Sarei stata ore e ore proprio a farmi raccontare un po' le loro storie. Allora, queste erano alcune puntate, lo rivediamo la puntata con Bruno Marano, ma sono tantissime davvero. Stasera, se non erro, andrà in onda la numero 21 con Ruggero Marzoli. Noi aspettiamo con ansia il Segui il ciclismo su Umberto Di Giuseppe, tu lo sai. Lui sorride, però prima o poi una visita verrà a fartela, Umberto. Qua non è decettato. Sì, sì, sempre ospite, ho capito, però... Cioè, il fatto di conoscerti magari nel profondo, sai che non ce lo faccio. Mi farebbe piacere ricevere una ragazza così brava, perché la conosco da tanto tempo. Ecco qua. Diceva la casa mia, nell'ufficio dove c'ho la sede della società, mi fa molto piacere. Umberto è sicuramente uno dei miei primi pensieri. Perfetto, perfetto. Allora, prenotato a presto il Segui il ciclismo su Umberto Di Giuseppe. Lo lanci tu il prossimo? Beh, allora, Segui il ciclismo, adesso Ruggero Marzoli. È stata una puntata veramente molto bella, abbiamo ripercorso alcune tappe della sua carriera e guardatela perché vale la pena. Ruggero Marzoli, Segui il ciclismo. Amici di Segui il ciclismo, oggi siamo a Spoltore e incontreremo l'ex professionista Ruggero Marzoli, uno dei corridori che ha vinto di più in Italia e non solo. Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà. Ruggero Marzoli, ex professionista, hai conquistato diversi traguardi sulla bicicletta, ti sei tolto tante soddisfazioni, sei stato uno dei corridori più promettenti in Abruzzo. Sì, sì, ho promesso qualcosa all'inizio, poi qualcosa ho fatto anche in strada facendo. Come dico sempre, si poteva fare meglio, però si poteva fare anche peggio, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto. È stata una bella carriera, dei bei ricordi, sono stati 14-15 anni intensi, quindi sono contento di quello che ho fatto e di quello anche che sto facendo adesso, grazie al ciclismo, che comunque sia mi ha dato le basi per la vita. Professionista dal 99, sei passato tra i big insieme a Danilo Di Luca, con il quale hai corso anche gli anni successivi. Sì, sono passato nel 98-99, a cavallo del 98-99, insieme a Danilo. La mia carriera è stata accompagnata tutta dalla presenza di Danilo, che è stata, gliel'ho detto ieri, siamo riusciti a fare una sgambata insieme a Danilo, gliel'ho detto ieri, tutti mi dicono che Danilo mi ha comunque offuscato in un certo senso, perché comunque si parlava di Danilo, non si parlava di me, in quanto comunque lui era il primo al mondo, anche se io ero tra i 20-30 al mondo, comunque Danilo era il primo, quindi comunque mi ha offuscato per tutti i 15 anni o 20 anni che siamo stati insieme. Però è anche vero che se ho raggiunto certi risultati, se ho fatto tanto in questo sport, lo devo anche a lui, perché io ogni giorno mi misuravo in allenamento con il primo al mondo, quindi gli dico grazie a Danilo di essere stato a fianco a me, a fianco alla mia prima parte di vita, che poi ricordo con grande piacere, con grandi emozioni, ed è stato veramente molto bello. Irraggiungibile senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile.
Quando l'anno dopo siamo passati nel 99, siamo trovati in camera insieme, siamo trovati nella stessa squadra, anche per caso alla Cantina Tollo, perché lui aveva firmato per la Riso Scotti, se non mi sbaglio, io invece ho firmato per la Cantina Tollo, poi la Riso Scotti non mi ricordo se non c'era stata continuità o che, comunque Danilo ci siamo ritrovati nella stessa squadra, in camera insieme, lì è partita la nostra carriera in simbiosi. Ho in parte deviato nel 2002-2003, quando poi Danilo è diventato quello che è diventato, e io avevo bisogno di una mia collocazione, una mia strada, avevo bisogno di comunque delle mie vittorie per andare avanti, di emozioni personali per convincermi ad andare avanti. Poi tu sei stato uno dei tre abruzzesi che nel 2005 ha conquistato il trofeo Matteotti. Sì, il primo è il compianto Vito Taccone, e poi nel 2004 ha vinto Danilo e nel 2005 ho vinto io. Per quanto mi riguarda, il trofeo Matteotti avveniva in un periodo, avviene forse tuttora, in un periodo in cui il caldo ne faceva da padrona, quindi era pieno luglio. Io in estate non è che andavo benissimo, e quindi sono partito con molta tranquillità, non pensavo poi sicuramente a un risultato positivo. Forse è venuta questa vittoria così improvvisa, così bella, appunto perché era inaspettata. Anche se poi alla partenza comunque mi davano per favorito, ma perché comunque ero abruzzese, perché comunque avevo una storia dietro di vittorie. E diciamo anche perché il 2005 è stato un buon anno per te. Il 2005 sì, è stato un ottimo anno per me, mi ricordo che siamo partiti subito forte con l'Acqua e Sapone, già direttamente all'Ottvar, che ho fatto secondo dietro un giovane Gilbert, che poi è lo Gilbert che tutti conosciamo adesso, campione del mondo, tappi alla Vuelta, tappi al Giro, classiche, 10, Amstel, Freccia e quant'altro. Avevo fatto sesto, settimo, non mi ricordo lì alla Eguaglia, e poi un continuo di risultati positivi, mi sembra settimo la Milano-Sanremo, secondo una tappa della Tirreno Adriatico. Non avevamo fatto il Giro quell'anno, mentre l'anno prima sì, nel 2004. In quanto vittima noi come squadra del regolamento Pro Tour, quindi poi la stagione è andata sempre, avevo vinto in Slovenia, ho fatto veramente un'annata veramente grande, sì. Poi c'è stata nel 2007 l'autosospensione della Tinkov per l'inchiesta All for Drug. Sì, lì è finita la mia carriera, lì di fatto è finita la mia carriera. Poi ho ripreso nel 2009, ma mi piaceva la bicicletta, ma non più il ciclismo. Che cosa è successo davvero? Allora, la verità è che nel 2004 c'è stata un'indagine, e quindi io e tutti i corridori abruzzesi insieme a Sanduccioni eravamo controllati o non so che cosa, e tant'è che mi sono venuti in Assa al Giro d'Italia 2004 a Falses la mattina. Chiaramente non hanno trovato niente, nelle indagini non c'era comunque niente di compromettente. Fatto sta che comunque sia la mattina prima che partissi per i campionati italiani nel 2007, ero a Tinkoff, tra l'altro ho caricato la macchina, i miei genitori in macchina, perché mia sorella abita su Liguria, quindi i campionati italiani erano da quelle parti lì. Mi chiama la segretaria di Torri e mi dice: domani o in settimana devi venire qui come persona informata sui fatti, devi venire su a Roma.
E la prima cosa che gli ho detto è: chi lo sa? Lo sanno i giornalisti? La prima cosa che gli ho chiesto è questa. E lei mi fa, non ha risposto, quindi ho pensato di sì. La mattina alle 7, papà si sveglia presto, papà viene con la gazzetta, ero in prima pagina della gazzetta, tutta la pagina grande, Marzoli qua, Marzoli là, tentato uso di doping, di qua. Però chiaramente quando vai sulla gazzetta con i suoi titoloni di qua e di là, io di fatto dovevo andare a Roma a spiegare i miei rapporti con Santuccione e con la presunzione di reato, la presunzione di colpevolezza, quindi dovevo andare a spiegare la mia posizione, quindi non c'era nessun atto preciso, non c'era un avviso di garanzia, non c'era niente. Chiaramente la Tinkoff, dopo quella pubblicità negativa della Gazzetta, mi chiese di autosospendermi. Io lo feci subito perché comunque sia era giusto che una squadra che ha investito su di me, sulla mia immagine, poi all'epoca avevamo firmato il discorso dell'etica e quant'altro. Praticamente poi io spiegai la mia situazione, l'avviso di garanzia arrivò dopo 5-6 mesi, nel frattempo ero comunque fermo, il 2 aprile venni giudicato e venni assolto, di fatto passò un anno. È stato poi difficile ricominciare? È stato difficile sia fisicamente, perché comunque io per un anno poi non sono andato in bicicletta, è stato poi difficile comunque entrare in una squadra che era già consolidata, aveva dei capitani tipo Garzelli, tipo Paolini, quindi io sono rientrato come... Quindi parliamo dell'Acque Sapone. Sono rientrato nel 2009 con l'Acque Sapone, non ero più sia di carattere, sia caratterialmente sia fisicamente, non ero più il corridore di prima, ma perché non lo volevo più essere, perché ti ripeto, non credevo più nel ciclismo, diciamo, su strada, cioè delle gare, ma comunque ero e sono innamorato delle due ruote, quindi di fatto non rimpiango niente, anzi ho ripreso con un'altra vita, ho rifatto gli ultimi 4 anni facendo finta che era un'altra vita, godendomela di più, vedendo i posti dove andavo, prima non mi rendevo conto neanche di dove ero, pensavo solo andare forte e basta. Coltivando certe amicizie, coltivando certi ambienti, quindi è stata a suo modo bella anche la mia seconda parte della carriera. Chiaramente quella mattina lì ha segnato tantissimo nella mia vita, anche perché poi io tuttora penso che sia stata ingiusta il mio stop di un anno per una presunzione di reato, per presunzione di colpevolezza, per comunque poi non aver preso neanche un giorno di squalifica dalla Federazione Ciclista Italiana, mentre CONI mi ha dato 3 mesi per etica. Quindi non ho preso mai una squalifica per doping, ma ho preso una squalifica per etica. Per etica vuol dire che ho frequentato persone che a secondo di quello che dicono loro non dovevo frequentare. Ma io non vedo perché non dovevo frequentare Santuccione, che tra l'altro è un ottimo amico, un'ottima persona, un bravo dottore, che in quel momento aveva anche il tesserino della Federazione Ciclista Italiana e qui il tesserino del CONI. Quindi come fai a dirmi di non andare da un dottore quando quel dottore ha il tesserino, cioè tu gli hai detto che può fare il dottore, quindi non è stata neanche la mia negligenza, neanche mi sono potuto dire: Ruggero, la legge non ammette ignoranza, perché in quel caso lì è la legge che è stata ignorante. Sai, penso che sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai.
E questa è la maglia con la quale sei caduto ai mondiali di Valkenburg. E proprio qui si vede lo strappo. Sì, sì, questa era la divisa del 98, quando prima ti accennavo dei mondiali del 98 a Valkenburg. Sì, sono caduto a 300 metri dall'arrivo, c'avevo Danilo dietro, mi diceva esci, e facevo guarda che non si può uscire, siamo tutti attaccati, esci lo stesso. Sono uscito lo stesso, ho portato dentro tutti quanti, praticamente gli ho fatto, io sono caduto facendo cadere altre 5, 6, 7 persone. Danilo passò e praticamente questo è successo a 200-300 metri dall'arrivo. La divisa l'avevo buttata, papà la raccolse e poi mi ha fatto questo regalo del quadro. E a distanza di 15 anni, 16 anni, possiamo parlare di qualcosa. Ma poi tra l'altro tuo papà Antonio ha corso anche diverse gare, anche lui è stato un professionista. Sì, infatti io ho iniziato la mia carriera sulle orme di mio padre. Papà era un ottimo dilettante negli anni, fine anni 60, passò professionista nel 68, 69, 70, 71, quegli anni lì. Gareggiò a fianco di Bitossi, di Merckx e di tanti altri campioni, Gianni Motta, tanti altri corridori di quel periodo, Gimondi. E infatti qui ci sono, più avanti ci sono foto anche di mio padre e quindi devo a lui il fatto che ho fatto qualcosa nel mondo ciclismo poi negli anni successivi, lo devo sicuramente a lui perché ha seguito tutta la mia prima parte di carriera. Se vuoi andare vai, tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. Questo era Ruggero Marzoli, questa sera eccezionalmente non ci sarà l'ultima pausa pubblicitaria, allora noi ne approfittiamo 20 secondi Alessandra per dire chi sarà, anzi chi saranno le protagoniste di giovedì prossimo. Allora la prossima puntata saremo di nuovo a Spoltore con Carmela Cipriani e Isabella Strizzi, due promesse del ciclismo femminile che tra poco la Cipriani farà i campionati italiani su pista a Montichiari. Una puntata molto interessante per scoprire questo mondo in rosa, il ciclismo in rosa. Io volevo fare i complimenti invece a Jacopo perché lui è l'autore dei montaggi di Segui il ciclismo ed è bravissimo non solo a montare ma anche a scegliere le musiche. Grazie. Grazie davvero. A proposito di ciclismo in rosa, andiamo con Giuseppe Rivolta perché Giro Rosa 2014 si è corso a luglio, ha vinto Marianne Vos, insomma non è che fosse una cosa totalmente inaspettata, mettiamola così. Qual è il bilancio di questa edizione 2014? Beh, il bilancio è sicuramente positivo perché abbiamo avuto da parte dei media, ma della nostra televisione nazionale, degli ascolti notevoli. E poi la cosa che mi ha emozionato di più è trovare tanta gente sui percorsi, moltissima gente che applaudiva queste ragazze sin dalla partenza fino all'arrivo. In particolare devo dirvi che abbiamo trovato numerosissimo pubblico anche alla tappa abruzzese, ad Alba Adriatica,
e l'arrivo poi nelle Marche Aiesi, una folla eccezionale. Il bilancio più che altro è questa crescita. Adesso mi fa piacere sapere che ci sono queste ragazze juniores, giovani, anche abruzzesi, che hanno questo salto di qualità. Troveremo questa Cipriani probabilmente nel prossimo futuro anche al Giro Rosa. Sono veramente contento, insomma, di queste ragazze che ci mettono tutto l'impegno possibile e immaginabile per poter arrivare a quei livelli che si meritano di diritto, perché ci mettono un grossissimo sforzo. Come posso dirvi, adesso so che questa ragazzina juniores corre per una società del nord, lei è di Spoltore, quindi tutti questi trasferimenti per poter fare attività. Sarebbe veramente bello invece dare la possibilità a queste ragazze di crescere nel proprio ambiente naturale, cioè nell'ambiente abruzzese. Quindi un appello che faccio a tutte le società sportive e ciclistiche abruzzesi: non perdiamo questo valore umano importante, dovendo dare la possibilità di correre soltanto se si raggiunge queste società al nord. Capito, la professionalità di una società come quella di Fiorine è eccellente, ma credo si possa costruire molto anche qua. Io credo che il Giro Rosa sia fatto esclusivamente per dare la possibilità di far conoscere questo ciclismo femminile, la possibilità a tutte le regioni d'Italia di poter investire su questo movimento. E non ci dimentichiamo anche che l'Abruzzo ha avuto una grande campionessa fino a qualche mese fa, che è Alessandra Dettore, che è stata veramente un po' la portabandiera dell'Abruzzo, ma è stata una grande leader, una grande atleta. Sì. Io volevo chiedere a Giuseppe Rivolta, perché prima della nostra diretta, insomma, si parlava della possibilità l'anno prossimo Giro Rosa in Abruzzo, che lei mi pare abbia escluso. No, è sicuramente escluso, perché abbiamo già messo i piani sul giro del 2015 e so che l'Abruzzo non ci sarà, insomma, anche perché non si può decidere il giro. Nel 2000, devo dire che nel 2002 sono stato comandato di fare il giro il 1° di maggio, in 40 giorni ho fatto il giro, però oggi non è più possibile fare una cosa del genere, quindi già nel 2015 abbiamo già programmato il giro e posso darvi delle notizie, saremo tutti nel nord Italia, insomma, per il 2015, poi abbiamo già dei piani invece per il 2016, dove probabilmente l'amico Bertone ci darà anche una grossa mano come sempre, perché mi piace dire che Umberto è un po' per noi che non siamo abruzzesi, è un po' l'icona del ciclismo di tutto l'Abruzzo, quindi è una persona che conosciamo, insomma, su tutto il territorio nazionale, e quando io ho qualcosa, ho delle esigenze sul territorio abruzzese, la prima telefonata che faccio la faccio sempre a lui, così come anche quest'anno. E abbiamo bisogno di persone come Umberto per crescere, ed in particolare per quanto mi riguarda, per crescere con il ciclismo femminile. Certo. Il Giro Rosa nella vostra bellissima regione è un po' per me una cosa bella, insomma, perché essendo io metà abruzzese, sono lombardo, ma vivo spesso qua in Abruzzo, a casa qua, e quindi mi piace vivere le emozioni nella vostra regione. Quest'anno abbiamo avuto il giro, l'unica abruzzese al giro, la Marcelli di Atri, che è l'unica rimasta nel giro rosa. Parlavo prima, io vorrei fare i complimenti anche alla De Torre, perché ne parlavamo un attimo fa tra di noi. Veramente è stata un atleta che magari non ha vinto tanto,
ma lei era un capitano del gruppo. Sì. La De Torre veramente, quando era nel gruppo, dettava legge e tutti erano un po' ai suoi ordini, per veramente sapeva dettare legge in gruppo. Umberto, quindi aspettati la telefonata tra un po', di Giuseppe Rivolta per il giro. Ormai sarebbe ora che vada in pensione, però. Sei troppo giovane per andare in pensione. Il Rivolta non è che gli ho dato una mano in Abruzzo, ma l'ho dato anche nel Molise e tante altre cose. Però io sono stato sempre impegnato col giro d'Abruzzo internazionale, l'ho fatto Open, poi ho fatto la settimana tricolore. Adesso mi piacerebbe, prima che smetto, di rifare un giro d'Abruzzo, anche se adesso è un periodo un po' bruttino, però inviterei anche gli altri appassionati di ciclismo di riportare su un grande giro d'Abruzzo, che abbiamo avuto tanto spettacolo e tanta soddisfazione. Assolutamente. Leggiamo qualche messaggio proprio rapidamente senza commentarlo, perché poi dobbiamo parlare di altre cose. Orgogliosi di far parte di questa famiglia, forza amici della bici. Stasera prevedo che i messaggi siano tutti più o meno di questo tenore. Ancora avanti. Pianto molto per un grande uomo, peccato non averlo conosciuto di persona. Ciao Alfredo, pensiero di umile appassionato, ciao a tutti. Ancora? Invasione in pieno stile degli amici della bici, grandi come sempre, numerosi più che mai. Ancora? Sapeste quanto sono numerosi i genitori, mamme, papà che sono all'ingresso dello studio. Samuele, sei bellissimo, prima abbiamo fatto un sondaggio, sono in tre, quindi va ripartita. Questo complimento al 33%, a meno che non si specifichi il cognome. Signore e signori, diamo il benvenuto a questa splendida e unica vera squadra di giovanissimi. Viva gli amici della bici! Tra un po' veniamo da voi, ragazzi, quindi preparatevi. Filippo, sei bellissimo e dal tono e soprattutto dal numero delle O mi sembra che sia lo stesso di Samuele. Di Filippo, Domenico, quanti ce ne sono? Due, quindi al 50%. Allora, tra un po' veniamo da voi ragazzi, però prima devo far vedere questo libro, Tutte le salite del mondo, e l'autore, noi abbiamo la fortuna di, eccolo qua, di averlo ospite in studio, Riccardo Barlam, edito dalla Ediciclo Editore. Tutte le salite del mondo. Cosa dobbiamo aspettarci, Riccardo, allora, da questo? Intanto io ero uno di questi ragazzi di qua, perché io ho corso da giovanissimi, esordienti, con la polisportiva pennese, che molti magari conosceranno, Giovanni Santamicone, e mentre lui è lombardo e viene in Abruzzo. Tu sei abruzzese? Io sono abruzzese, sono diciamo costretto a stare in Lombardia per lavoro, no, sono lì, ho la famiglia lì e sono in Lombardia. E niente, l'idea di questo libro nasce, intanto devo dire una cosa, io ho riscoperto il ciclismo da adulto, diciamo così, perché ho corso da bambino, da ragazzo, e poi ho lasciato, ho studiato, poi sono andato via, ho cominciato a fare il giornalista e sono arrivato al ciclismo dopo aver riscoperto lo sport di fatica con le maratone di corsa, ne ho fatte una trentina. E questo libro si chiama Biciterapia per il corpo e per l'anima, perché parla, intanto è un libro non prestazionale, ecco, parla di quello che spinge la bicicletta, che non è solo il muscolo, è anche il cuore in qualche modo. E se vogliamo la bici è una metafora della vita, perché se non vai avanti cadi, no? E così è come la vita. E l'idea di questo libro nasce appunto dopo aver fatto queste maratone, ho fatto un Ironman, ho fatto dei mezzi Ironman, anche questi di Pescara, l'ultimo che c'è stato, e altri, e l'idea di fare qualcosa di nuovo. Allora mi sono messo in mente in questo anno di raccontare e di provare a fare le tre gare con le tre gran fondo, perché ci sono tanti campioni, ci sono anche tanti amatori, no? Anche qui in Abruzzo, anche tanti fortissimi, le tre gran fondo con più salite di tutte. E in un anno provare a farle, che sono la Marmotte, che è sulle Alpi francesi, lo Staller, che è domenica prossima in Austria, e la Charlie Gaul Monte Bandone. E in mezzo a queste gare ho raccontato altre cose. E, alla fine è venuto fuori questo libro, che è un po' un atto d'amore verso la bicicletta, ma anche verso un modo di concepire lo sport pulito, uno sport appunto... noi diciamo sempre la parola, tutti sanno la frase di De Coubertin, che si dice, no? Il fondatore delle Olimpiadi moderne, che si dice l'importante non è vincere ma partecipare. E in questo importante non è vincere ma partecipare, questo partecipare c'è un qualcosa di che sta di sconfitta, no? Sei un po' sfigato se partecipi e non vinci, questa è l'idea, no?
In realtà la frase completa è: l'importante non è vincere, ma partecipare con spirito vincente. Vuol dire un'altra cosa, vuol dire io do il massimo, poi se vinco, o se arrivo ultimo, se arrivo secondo, se arrivo terzo, è quasi la stessa cosa. Da questa suggestione, questo libro racconta appunto come lo sport, anche per persone come me che fanno un lavoro, che sono impegnate, che hanno una famiglia, i figli, tante cose, è possibile fare anche delle cose estreme e riuscire ad arrivare in fondo e trovare anzi da questo tipo di attività non solo un benessere fisico, ma anche un motore interiore per andare avanti nella vita di tutti i giorni, che poi quello che io dico, il vero Ironman non è l'Ironman, la gara che ho fatto una volta, ma è la vita quotidiana, certo, che tutti siamo chiamati a affrontare. Un po' racconta questo, quindi... Prima abbiamo parlato della capacità di Alfredo Martini di ascoltare. Io leggevo un po' la presentazione del tuo libro, Sport come terapia fisica interiore, un modo per ascoltarsi. Eh sì. Perché appunto quando non ce la fai più, quando comunque fai uno sforzo prolungato, sei in una salita e devi arrivare in fondo, le forze le devi trovare, e soprattutto sono forze fisiche, ma soprattutto anche mentali, di concentrazione, ma anche interiori, perché c'è un momento, arriva sempre, quando fai una gara estrema come una maratona o un triathlon lungo o una gran fondo con 6.000 metri di slivello, parliamo di livelli, come dire, di persone normali, non di professionisti, c'è un momento in cui non ce la fai più e quindi devi comunque trovare dentro di te queste energie. Senti, ti faccio veramente l'utile, è stato più difficile fare le tre corse che hai fatto, le tre prove estreme, o scrivere il libro? Ma in realtà l'ultima ce l'ho domenica prossima, perché... Anzi, le due allora. Le due, perché l'ultima racconta, è stato difficile accettare la sconfitta, perché a questa Australia, che sono 6.000 metri di slivello, 4 passi alpini e 238 chilometri, mi sono fermato dopo 3 ore di pioggia a 2 gradi, non riuscivo più a frenare in discesa perché non ero vestito forse bene, insomma accettare questa sconfitta e non arrivare in fondo è stato più difficile che arrivare in fondo. Però anche questo fa parte dello sport, fa parte dello spirito appunto che può muovere anche una sfida sportiva, accettare che puoi essere sconfitto, che non sempre vinci, no? E come diceva a proposito del figlio di Luciano, si parlava prima del nostro CT nazionale, che diceva che devi far crescere le persone piano piano, perché le persone sono campioni ma sono anche uomini, quindi lui intendeva dire facciamo crescere anche l'uomo. Certo. Poi paradossalmente è bello se vince una grande gara, ma è bello che sia un grande uomo oltre che un grande campione. Tutte le salite del mondo, Riccardo Barlam, Ediciclo Editore, in tutte le librerie? Lo trovate in librerie, in librerie online, in librerie, è un piccolo editore indipendente, Ediciclo, quindi bisogna magari ordinarlo perché certo. Non è un libro mainstream, però racconto questo fatto buffo di qualche giorno fa, mi ha chiamato uno che l'aveva letto di Perugia, che non conoscevo, ha trovato il mio telefono da qualche parte, mi ha chiamato per dirmi, senta, questo libro io l'ho letto, è stata quasi una folgorazione, bisognerebbe... E insegnarlo nelle scuole, e adesso mi ha invitato ad andare a parlare a Perugia, insomma sono piccole soddisfazioni, capita anche questo, insomma. Davvero complimenti a Riccardo Barlam. Ti dico l'ultima cosa, sì. A proposito degli abruzzesi, che gli abruzzesi sono forti e gentili, no? Allora c'era questo mio amico, e questa cosa riguarda anche tutti questi ragazzi, ma riguarda anche tante persone qui, un mio amico, papà ha fatto la guerra, si parlava della guerra, diceva ma i friulani erano forti, i lombardi pure, ma gli abruzzesi non li fregano nessuno. Assolutamente, condividiamo in pieno. Grazie a Riccardo Barlam. 2 secondi, Luciano, risposta secca: la salita più bella, la più dura, la più per te? Ma io sinceramente nella mia carriera professionale le ho fatte dure tutte, purtroppo sotto competizione le salite sono drammatiche. E poi una volta che ho smesso di correre, devo dire che c'è una salita che mi ha sempre affascinato, perché forse l'ho fatto con un passo cicloturistico, è la salita abruzzese da Castelli che va a Rigopiano, perché è una salita dura, impegnativa, però tu ogni qualvolta voltavi lo sguardo sul lato destro, vedi il Gran Sasso. È una salita veramente emozionante e dura, e io consiglio a tutti i praticanti di questo sport di andarla a fare, perché rimani affascinato da un'atmosfera, da un ambiente molto particolare, veramente è molto bella.
Da Castelli a Rigopiano, salita consigliata, insomma, c'è da credergli. Prima Riccardo parlava dell'acqua che ha preso, Domenico, anche qualcuno ha detto che ho già preso un po' d'acqua. Sì, ad Avezzano è stata presa l'acqua, sono andato a correre in pista, era prevista l'acqua. Ad Avezzano è sempre un ambiente, quando è nuvoloso piove ad Avezzano. Ah, quando è nuvoloso conviene rimanere piove a casa. Non è nuvoloso e basta. Piove. Senti un po', prima di andare dai ragazzi, vedo anche Fabiano che si è mescolato nel gruppo dei giovanissimi. Noi ogni tanto diamo i risultati delle... c'è sempre la tua squadra però Ormai sono 7 anni, 10 anni alla squadra quest'anno di giovanissimi e sono 7 anni che vinciamo quasi tutte le domeniche. Nel mese d'agosto possiamo perdere una manifestazione perché mi pare che i genitori vanno in vacanza e fanno bene con i bambini andare in vacanza. Certo. Nel mese d'agosto ci permettiamo di perdere qualche manifestazione, ma è tutto madre natura perché il numero è... siamo un gruppo abbastanza numeroso e riusciamo a vincere tranquillamente tutte le domeniche, sia in Abruzzo che fuori. C'è da fare dei grandi complimenti per i risultati per la squadra femminile che è guidata dalla Silvia Trovellesi, che è un'ex professionista, con il fidanzato di Federico. Federico, e io ne sono tanti in squadra, ne siamo tanti. Certo. E anche loro hanno fatto una bella stagione, hanno corso sempre al nord, tra Verona, Toscana, Lombardia. L'impegno è veramente è grande, perché le corse femminili sono tutte al nord e qui bisogna partire. Speriamo l'anno prossimo di mandarla avanti questa squadra femminile, anche se è molto difficile visto il periodo che stiamo vivendo. E non c'ho, cioè, devo fare i complimenti realmente a tutti i miei direttori sportivi e ai genitori sia dei giovanissimi che degli esordienti. A prescindere dai risultati ci sono stati, le ragazze crescono perché correre in mezzo insieme a delle corse femminili bisogna fare esperienza. L'hanno fatta, crescono, spero, mi auguro di farle crescere, che qualcuna di queste ragazze un domani vengano a fare questo Giro d'Italia. E un plauso va alla Polisportiva Pescara che ci dà un appoggio con i fratelli Annascoli e ci danno un supporto tecnico per andare avanti. E c'è tanta gente realmente che ci dà una mano al settore giovanile perché non è più facile niente. Adesso vediamo un attimino come prepararci l'anno prossimo per il meeting nazionale. Abbiamo qualche sponsor grande che ci vuole dare una mano perché vive in mezzo a noi. Abbiamo dei genitori che ci danno una mano, genitori che hanno delle aziende o piccole o grandi che siano. Sì. E ben venga tutto, una grande squadra, ma non solo quest'anno. Quest'anno ne ha parlato un po' di più il giornale, ma noi sono 7 anni che gli amici della bici siamo a livello nazionale, avendo 60-70 bambini anche. Sì, perché quelli che vediamo sono solo una parte. Sì, ma abbiamo anche qui delle giovani leve, nel senso che hanno ancora 5 anni, ancora iniziano a correre, però si cimentano un attimino nelle gare promozionali. Comunque io voglio fare un plauso veramente a tutto il gruppo, che siamo un gruppo fantastico veramente, e pare che in giro portiamo solo allegria e non siamo mai stati richiamati per... è una cosa molto importante sia per i genitori o per i bambini, loro sono bambini. Io vorrei che vi divertite con loro perché penso che hanno tanto da dire. Assolutamente, infatti stavo per dire, non me ne vogliate, ma arriva il momento in cui mi diverto di più. Cioè, insomma, adesso sono cominciamo voi, il giro partendo divertiti, guarda, dai più grandi, che ovviamente sono più in alto. Sono i veterani, certo, chiamarli veterani. Da chi partiamo? Da chi ha il microfono? Ciao, come ti chiami? Simone. Simone? D'Andrea. Simone D'Andrea, quanti anni hai? 11. 11 anni. Senti, come ti trovi in questa squadra? Ti trovi benissimo. Bene? Benissimo. Ma senti, sei venuto accompagnato da? Papà. Ah, da papà. Che ti dice? Ti dà qualche consiglio? Sì. Ah, ok. Va bene. Andiamo avanti. Ciao. Ti chiami? Simone D'Alessandro. Simone D'Alessandro, quanti anni hai? 12. Da dove vieni? Da Ripa Teatina, ne abbiamo parlato quest'anno, insomma è anche terra di grande ciclismo, mentre io sto per uscire dalle gambe, ma altrimenti non ti vedevo. Passiamo oltre, ciao, ti chiami? Samuele Verzulli. Ah, tu sei uno di quei probabili Samuele a cui si riferiva il messaggio. Ok, senti, quanti anni hai, da dove vieni? 12, e vengo da Cepagatti. Da Cepagatti, senti... Come riesci a coniugare la scuola, gli impegni con... La scuola, ci stanno molte scuole al Cepagatti. No, dico... questo è sicuro. Dico, come fai ad andare magari bene sia a scuola e anche in bicicletta? Cioè, insomma, tempo libero, poco o nulla.
ci riesci ci lo stesso. Va sì. Bene. Bravo, complimenti comunque. La prima ragazza della serata, ciao, ti chiami? Flavia Berardocco. Flavia Berardocco, vieni da? Santa Teresa. Da Santa Teresa di Spoltore. Tu come ti trovi invece con questa squadra? Domenico vi ha definito dei veterani, cioè insomma siete voi che amministrate un po' il gruppo, un po' come diceva prima Alessandra, come diceva prima Giuseppe Rivolta, la dettore in gruppo. Anche tu aspiri a diventare una leader del gruppo? Sì. Perfetto, andiamo avanti, c'è quel ragazzino lì con la camicia che si chiama Fabiano Roganti. Ciao Fabiano, ciao, ben ritrovato. Ogni tanto ci rivediamo, sì. Sempre con grandi risultati, noi insomma vi seguiamo sempre. Adesso siamo ancora nella parte dei più grandi, sì, vero? Sì. Oggi sto facendo tanta fatica perché tenere a bada in questo contesto è un po', sì, è un po' dura. Invece sulla strada in bicicletta faccio meno fatica. Guarda, ti posso assicurare che stare composti alle 22:29 in uno studio televisivo, in una trasmissione che è partita alle 21, anche io avrei problemi a stare calmo. Quindi veramente una medaglia a questi ragazzi. Sì, sì, sì. Giustamente il mio qui subito la buona medaglia, poi non è che la diamo veramente. Infatti, infatti. Va bene, andiamo avanti. Figlia d'arte, giustamente. Ciao Ludovica, la figlia di Domenico. Sì, lei ci dà anche una mano con le bambine, è rimasta sempre all'interno del gruppo, cosa che facciamo con le ragazze che magari non corrono più, ci danno una mano. Si occupa pattinaggio artistico, si diverte a fare pattinaggio artistico, ci va benissimo. Ah, quindi hai cambiato radicalmente, adesso stai nel management. Sì. Mi pare di capire, sarai l'erede di papà. Come ti trovi in questo ruolo? Bene, abbastanza bene. Come mai pattinaggio dopo il ciclismo? Non lo so, mi sono appassionata di questo sport. Perfetto, bocca al lupo allora. No, non ti potremmo commentare in una trasmissione di Veloce, otterrai dei risultati, ma magari ci citeremo, chissà, speriamo, bocca al lupo. Ciao, ti chiami? Davide. Davide? Berardi. Come? Berardi. Berardi? Ok, vieni da? Monte Silvano. Da Monte Silvano, quindi da qui vicino. Mm-hmm. Quanti anni hai? 9. Da quant'è che sei? No, 10. Ah, 9 o 10? 10. Mm-hmm. C'è un periodo di tempo in cui si aumenta l'età, poi arriva, vero Domenico? La me. Da quanto tempo è che sei in squadra? 6 anni. Da 6 anni? Super veterano. Praticamente sì, da 6? Già 5 anni, sì, sono bambini presi da G1, adesso sarà un G5, non so neanche che categoria è, ne sono così tanti che non li conosco più. Certo. Va bene, andiamo avanti. Ciao. Mi chiamo Filippo Verzulli. Filippo? Verzulli. Invece tu sei uno di quei probabili Filippo. No, erano 3 pure di Filippi, scusami. Sono 3 Filippi, sì. Vabbè, anche tu dovrai contenderti il podio del Sei Bellissimo con altri 2. Quanti anni hai? 10. 10 anni. Che scuola fai? La prima media. Ah, prima media. Perfetto. Andiamo avanti e concludiamo la parte dei più grandi. Ciao, ti chiami? Simone Roganti. Figli d'arte ce ne sono, poi se vai a scovare, Senti, non ti chiedo come ti trovi nella squadra, perché insomma, mia figlia era... sarebbe inutile chiedertelo, oppure c'è qualche direttore sportivo magari che ti fa qualche dispetto, uno che è alla tua sinistra. No, il responsabile sono io adesso di quella categoria, è stato licenziato Fabiano. Ah, è stato licenziato? Questa sera? No, da giorni. Ah, da giorni. È stato radiato. Radiato. una notizia ferale. Comunque, come ti trovi tu invece con questa squadra? Bene. Senti, ma si ha un po' l'impressione che i più piccoli, voi che siete più grandi, dovete un po' guidarli? Sì. Ah, si ha questa impressione. Va bene. Adesso, comunque, grazie ai più grandi, adesso passiamo al piano di sotto e cominciamo da te, che ti chiami? Pietro? Carbone. Come? Carbone. Carbone, Pietro Carbone. Quanti anni hai? 5. 5 anni e sei venuto con i genitori, mamma, papà? I miei amici. Ah, anche i tuoi amici? Ah, giusto, tutti quanti, certo. Quindi hai tanti amici qui? Ah, ok, perfetto. Va bene, avanti. Sì, tu, tocca a te. Ciao, ti chiami? Samuele. Samuele? Giannetti. Samuele Giannetti. Quanti anni hai?
Devo fare 11, 10. Come devi fare? 10, 11 devo fare. Devi fare 11. Che categoria sei? G4. G4, come ti trovi con gli altri compagni? Bene. Siete diventati tutti amici, d'altronde vi chiamate amici della bici, quindi voglio dire. Se non lo siete voi, amici non lo è nessuno. Va bene, in bocca al lupo, andiamo avanti. Grazie. Chi va? A te, ciao, come ti chiami? Samuele. Samuele, un altro Samuele, cognome? Battinelli. Quanti anni hai? 6. Chi ti ha accompagnato? Il padre suo. Ah, sei venuto col papà dell'amico. Quindi siete amici, vi frequentate anche quando avete un po' di tempo libero. Ma chi va più forte, tu o lui? Chi va più forte? Lui. Ah, lui? Pensavo dicesse io. No, Samuele è un new entry, e ha iniziato da poco, è un G1, invece Pietro è un G0, il mitico G0, che se non arrivano all'età di 6 anni e 7 non corrono. Perfetto. Però iniziano presto. Ancora avanti? Ah, adesso entriamo nelle capigliature un po' come la mia, è vero? È vero, lui mi dice di sì, sì, sì. Allora, ciao, ti chiami? Luca Olivieri. Luca? Olivieri. Olivieri, quanti anni hai? Scusate, io sono un po'... effettivamente riconosco che hai dei seri problemi di udito. Com'è? Un po' sordo, esatto. Un po' sordo. Quanti anni hai? 6. 6 anni, vieni da? Lui è tedesco, eh. Ah, è tedesco? Ma non è di Spoltore, forse vive in Germania, Luca? Ah, in Germania. E dove, precisamente? Quale parte? Pescara. Ah, a Pescara, a Pescara. Quindi vieni da Pescara. Mm-hmm. Chi ti ha accompagnato qui? Pietro. Ah, Pietro, ha portato... Il papà di Pietro, l'ho messo tutti là, i bambini Pietro. Ah, l'hai messi tutti là, ok, perfetto, perfetto. Anche tu sei amico di loro due, quindi vi vedete. Sì. Perfetto, perfetto. Guarda, io... Andiamo avanti perché il microfono sta per arrivare a te, che ti vedevo da tempo, che volevi intervenire. Adesso a te non faccio dire solo come ti chiami, quanti anni hai. Adesso ci dici anche qualcosa. Cosa ne pensi del ciclismo, se ti piace, cosa ti piacerebbe fare, qual è il tuo ciclista preferito. Come ti chiami innanzitutto, dai? Paolo. Paolo, cognome? Giangrande. Era partito con il cognome, poi ha detto no, hai detto solo come ti chiami. Quanti anni hai? 8. 8 anni. Senti, come mai hai cominciato ad andare con la bici? Così, perché ti andava. Mi piace tanto. Ti piace tanto? Perfetto. E da grande chi vorresti diventare? Chi è un ciclista di cui hai sentito parlare? Nibali. Ah, Nibali, è chiaro. Vedi? Come? Fortissimo Nibali, anche i commenti, qui c'è un salotto ciclistico in piena regola, piena regola. Comunque complimenti, bravo. Secondo me anche il saluto, io temo, credo che prima o poi ti vedremo da questa parte della telecamera, prima o poi, andiamo avanti. Ciao, ti chiami? Lorenzo Laraia. Lorenzo Laraia, quanti anni hai? 7. 7, vieni da? Legnago. Da? Legnago. Legnano? Ah, quindi vieni da lontano. Noi abbiamo i veronesi pure. E come mai? La campagna acquisti, scusa, che sono la Sky. La campagna acquisti, quindi ti ha comperato Domenico, ti ha visto, ti ha notato, come succede nel calciomercato, nel ciclomercato, è così che è andata. È andata così. Vedi? Credi, non avrei mai detto che c'era anche campagna acquisti. Senti, come ti trovi? Per te che bene. Vieni un po' da un'altra parte dell'Italia, come ti trovi con i tuoi compagni? Ti trovi bene, ti sei inserito bene. Va bene. C'è il tuo amico che vuole il microfono a tutti i costi. Vuole il microfono accanto. Eccolo qua. Ti chiami? Filippo. Filippo, di cognome? Laraia. Ah, e chi ti ha accompagnato qui? Lo zio. Lo zio. Senti, ma da dove vieni? Da in provincia di Verona. È il fratello. Da Legnago. Ah, il fratello. Ah, voi siete fratelli. Quindi... L'altro G0. Ah, è l'altro G0. Quindi, insomma, il fatto che ci sia il fratello vi aiutate. Insomma, no? Vero? Sì, sì. Perfetto. Cominciamo ad andare dietro con te che hai due medaglie al collo. Mica una, due. Due medaglie al collo. Ciao, ti chiami? Filippo. Filippo, di cognome? Cerasi.
Cerasi, certo, giustamente. Ti avevo anche notato prima con la mamma, il papà è in onda, la mamma è fuori. Quindi due medaglie che sono, Domenico? Sono le medaglie che ha vinto al Mythic Nazionale, infatti siamo arrivati con la stagione lì e poi, però quest'anno siamo andati un po' in pochi, ha vinto in mountain bike, ha fatto primo e su strada ha fatto secondo, ha fatto su due performance diverse, una d'oro e una d'argento, va bene, è uno dei pochi bambini che ha preso due medaglie. Filippo però c'ha una cosetta che non si allena mai lui. Come non si allena? No, Filippo dice che non ha bisogno di allenarsi. Ma non ne hai bisogno tu di allenare, no. E picci lo stesso, immagino se ti allenassi. No, questo è il mitico esempio di gente che veramente fa fare a bambini di 6 anni 3 allenamenti a settimana e sono i genitori esaltati. Se ne hanno, la categoria G1 a fare 2 chilometri secondo me più di tanto devono solo imparare ad andare in bicicletta. Assolutamente. Il mitico esempio ce l'ho io in famiglia, lui non è che è tranquillissimo. Assolutamente, comunque complimenti, complimenti per le medaglie. Grazie. Lo sai che se comincia ad accumulare medaglie da adesso ci vorrà una parte di casa, Domenico, solo per i trofei. Va bene, andiamo avanti con la bimba che si chiama Giorgia. Giorgia di cognome? Marchetti. Giorgia Marchetti, quanti anni hai? 6. 6 anni e vieni da? Cepagatti. Da Cepagatti, senti, ti sei portato una compagnia presso, un pupazzetto, sei venuta in studio, quindi non da sola. Oltre al pupazzetto che ti ha accompagnato, mamma e papà. Sì. Senti, come ti trovi con tutti i tuoi compagni? Come bene. Sono? Anche con i maschietti? Si comporta bene, però immagino che con le femminucce, insomma, si fa più amicizia, vero? E infatti vedo un trio lì che vedo e non vedo perché c'è la cresta c'è la tua cresta che le copre un po', però andiamo dalle amichette. Ciao, ti chiami? Lucrezia Roganti. Ecco qua un'altra figlia d'arte. Ciao Lucrezia, quanti anni hai? 7. 7 anni. Hai fatto amicizia, vedo che voi siete inseparabili voi tre, perché anche qui dentro senza sedio vi siete messi vicini, è vero? Sì. Sì, eh? Va bene, ti piace andare in bici, vero? Sì. Poi c'è anche papà, c'è il fratello, insomma, che ti danno man forte, vero? Sì. Perfetto. Ehi. Ancora? Pietro. Ciao, ti chiami? Giada. Giada, di cognome? La Cioppa. La Cioppa, quanti anni hai? Quasi 8. Quasi 8? Ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi. Senti, loro due sono le tue, Giorgia e Lucrezia sono le tue amiche, sì, del cuore. Anche fuori sì, da quando andate in bicicletta. Poi vi sentite magari, ok. Perfetto. Ancora avanti. Ciao, ti chiami? Matteo. Matteo, cognome? Ciampoli. Matteo Ciampo, io mi ricordo sei stato qualche puntata fa qui ospite in studio, con i genitori però avevamo fatto l'altra volta. Ok, chi ti ha accompagnato? La mamma. La mamma, senti, che categoria sei tu? G2. G2, G2, senti, c'è una specialità che ti piace particolarmente quando vai in bicicletta? Non ho capito. C'è una cosa che ti piace fare particolarmente quando vai in bicicletta, un percorso, un tipo di percorso? Sì. Qual è? La strada. Ah, la strada, tu sei proprio uno stradista nato. Credo che ne manchi uno, sei tu? No, tu hai parlato, vero? No, uno e due. Ciao, ti chiami? Giacomo. Giacomo? Verzulli. Verzulli, quanti anni hai? 10. E vieni da? Cepagatti. Senti, insomma, più o meno avete capito che a parte loro che vengono da Legnano sono tutti un po' più o meno dell'Interland. Domenico, Fabiano, come sono? Sono bravi? Sì. Sono bravi. Insomma, quindi tu hai tutta l'intenzione di rimanere in questa squadra? Sì. Perfetto, dice finché mi vogliono. E concludiamo con te, anche perché sono le 22:41. Concludiamo con... ti chiami? Federico Olivieri. Federico Olivieri, quanti anni hai? 12. 12, vieni da? Santa Teresa. Da Santa Teresa, quindi anche tu mi pare che sei scuola media. Sì. Scuola media, come vanno gli studi? Bene, bene. Anche considerando la bicicletta? Sì. Perfetto, perfetto. Fatevi un applauso, ragazzi. Vero, siete tantissimi, non siete tutti, ma è davvero divertentissimo. Posso dire una cosa? Sarebbe da ricordare lo zio della Cioppa. Bravo. Perché... sì.
Silvestro La Gioppi è stato un grande campione. Assolutamente. Con una nipotina che va veramente forte. Sì, 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 assolutamente. Assolutamente, ne hai parlato anche tu. Sì, sì. No, brava persona. Poi in squadra abbiamo anche i fratelli Masciarelli, poi il nipote di Pasquale, e Pasquale, mitico Pasquale, che fa parte della federazione, Pasquale Parmigiani, Matteo, non so se lo conosci. Conosci, no? Sì, ma sì, sì, sì. Il nipote non so se lo conosci. Ma guarda, giocano, è una bellezza, è un peccato non fare la categoria giovanissimi. Che c'è da dire? Le soddisfazioni ce le danno, ti danno anche giustamente gioia e dolori, però è tutta un'altra roba. Sono così, sono, non so che dirti, guarda. Beh, guarda, io devo dire che ti invidio, perché c'è da divertirsi, assolutamente, assolutamente. Va bene, sono le 22.44, siamo in ritardo, la novità quindi non c'è. Allora, io comincio con ringraziare gli ospiti, partendo da Luciano Robotini. Ciao Luciano. Buonasera a tutti. Un applauso. Ci vediamo giovedì prossimo per la puntata numero 27. Grazie ad Alessandra Portinari. Ciao Alessandra. Noi ci vediamo con Segui il ciclismo invece la prossima settimana. Grazie a Giuseppe Rivolta. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie ad Umberto Di Giuseppe. Grazie, in bocca al lupo, perché dovrai fare, sarai costretto a fare la tua terza prova, Riccardo Barlam. Grazie a Domenico Cerasi. Grazie a voi, grazie a tutti. E grazie, questo adesso voglio un applauso grandissimo, perché adesso vi potete scatenare, a tutti i ragazzi e gli amici della bici. È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21, sempre su TV6. Buonanotte. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. You're the one, you're the star, you're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare.